bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui truccata, non del tutto, soprattutto senza la base, senza il fondotinta, senza il correttore eccetera eccetera, perché la base la andremo a fare insieme. Ho qui davanti a me una caterba di fondotinta, perché questo è un video della serie mischio tutti i miei. Vi lascio la playlist giù nell'info box e anche qui le varie schede, insomma anche giù i link degli altri due mischio tutti i miei che ho già fatto sul canale. Inoltre, dato che questo è un video che ha fatto anche la mia migliore amica Eleonora, vi lascio anche il suo video qui giù nell'info box, così dopo aver visto i miei potete andare e vedere anche il suo. Allora, ho qui il mio pottino di Wycon. Questo era sempre di un set di contenitori per i prodotti di bellezza da viaggio. Oggi però che cosa andiamo a mischiare? Andiamo a mischiare appunto tutti i miei fondotinta. Io sono una grande amante dei fondotinta, sono sempre alla ricerca del mio fondotinta perfetto e non vedo l'ora di farvi vedere tutti quelli che ho nella mia collezione makeup, così magari colgo anche l'occasione per dirvi quali sono i miei preferiti, quali mi piacciono di più, quali mi piacciono di meno. E poi soprattutto, ragazzi, mi raccomando, qui adesso in questo momento con un commentino scrivetemi qual è il vostro fondotinta top, il fondotinta della vostra vita, perché giuro che leggerò tutti i commenti come sempre, però stavolta cercherò di provare il più possibile i fondotinta che mi consiglierete voi nei commenti, perché mi fido tantissimo di voi, dei vostri consigli, e quindi voglio provare quelli che piacciono di più a voi. Ovviamente ditemi anche se uno di questi che vi faccio vedere, che ho anch'io, è uno dei vostri preferiti. Ho deciso che mixerò, dato che di molti fondi ho tutte le shade, soltanto i fondotinta della mia tonalità. Nel caso in cui di un tipo di fondotinta dovesse avere soltanto un colore, anche che ha sbagliato, lo mixerò lo stesso. Iniziamo. Allora, pottino aperto, parto subito con i fondotinta liquidi. Qui ho quello di Kat Von D, questo è Lock It Foundation. Vado a mettere di ogni fondotinta un pump, così ne metto poco, anche perché ne ho talmente tanti che penso che riusciremo a riempire comunque il pottino. Questo è un fondotinta abbastanza pesante, mi piace ma non è uno dei miei preferiti. Per un periodo l'ho amato, per un periodo l'ho odiato. In questo momento sono un po' in una via di mezzo, comunque lo utilizzo spessissimo, ed è il Light 45 Neutral. Passiamo adesso a questo di The Ordinary, il Full Coverage. Questo sapete che io lo amo alla follia, e di questo ho la colorazione 1.0N. Ora inizia il divertimento, perché dell'Invincible di NYX Professional Makeup, questo è un fondotinta che non è più purtroppo in produzione, io lo amavo tantissimo, mi è rimasto solo il colore 06, quindi vado a mettere il colore 06, che per me è scurissimo. Ne metto un pochino. Tra l'altro, scusate se ho i capelli un po' gonfi, ma sono appena uscita dalla doccia. Vado ora con l'Infallible, non lo so come si legge in francese, Infallible, penso, Total Cover di L'Oreal. Io adoro questo fondotinta, ho fatto anche un video a riguardo, peccato che sia un po' scuretto. Penso di averne messi 8,5 kg, fantastico. Fit Me di Maybelline, questo è il 110, il matte più poreless. Non mi fa impazzire, anzi devo dire che non mi piace per niente questo fondotinta. Sto cercando di terminarlo, infatti non so se si riesce a vedere che comunque è bello utilizzato, è quasi tutto vuoto, però not my thing. Creamy Comfort di Neve Cosmetics, il fondotinta liquido, anche questo non è uno dei miei preferiti. Ne vado a mettere un goccino, questo è molto denso. Chissà che consistenza verrà fuori, perché ho tanti fondotinta molto liquidi, tanti invece super densi. Non ho una consistenza in particolare che preferisco. Poi c'è questo, il Love's Nature di Equilibra. Questa è nella colorazione beige medio, troppo scuro per me. Ne ho messo un pump bello grosso. Ho paura che questo fondotinta diventerà scurissimo per me. Uno dei miei preferiti, come sapete, il Total Control Drop Foundation di NYX Professional Makeup. Ne vado a mettere qualche goccina. Questo è uno dei miei fondotinta preferiti di sempre, è della Stardust, linea Goldust, ed è il colore più chiaro, non so qual è. Non mi sembra ci sia il nome, se è tutto sbadito il packaging, perché io amo questo fondotinta e infatti faccio anche difficoltà a tirarlo fuori perché è praticamente finito, guardate. Cerco di lasciarvi anche i link per acquistare i fondotinta qui giù nell'info box, magari possono farvi comodo. Adesso Stay Matte But Not Flat di NYX Professional Makeup. Io sono il colore 1.5, anche questo l'ho utilizzato tantissimo,
ed è uno dei fondotinta che utilizzo più spesso. Fondotinta Flormar, questo è scurissimo, infatti l'ho utilizzato solo una volta. C'è scritto shakerare bene prima dell'uso, però non riesco a leggere il colore. Perché non scrivono il colore in modo visibile? Vabbè, è un fondotinta troppo scuro di Flormar. Huda Beauty Faux Filter Foundation, anche di questo vi ho fatto una super review e vi vado a mettere un pump, scusate il telefono, nel barattolino. Fenty Beauty, io sono il colore 140 nel Pro Filter. Astra, questo l'avevo provato mezza volta, il colore 01, ma è troppo scuro per me, quindi non so darvi un'opinione su questo fondotinta, vi metto qualche goccina. Heisenberg, uno dei fondotinta più costosi che ho nella mia makeup collection. Questo si chiama Fondotone Correcteur Invisible ed è nel colore 00. Molto rosa questo fondotinta e non è nemmeno poi così tanto chiaro. Questo è il fondotinta del video, mi trucco solo con prodotti da 1 euro ed è del brand AOA. Non so come si pronuncia, lo Studio Perfect, ed è in realtà una BB cream. Questa mi piace molto, nonostante il costo, poi è assurda questa cosa. Costa così poco ed è così top. HD di NYX Professional Makeup, 102 perché ho finito il mio colore, ma il 102 è un po' scuro per me e di questo sono un 101.5 101. Ora questo rido per metterlo. Photo Focus Foundation di Wet n Wild, questo ha la spatola, quindi penso che lo appoggerò così sui bordi, è molto liquido. Poi dovremmo girarlo con qualcosa perché dobbiamo amalgamare il tutto. Io vi giuro che dopo questo video questo fondotinta lo butto. Questo è il True Match di L'Oreal e in questo formato in Italia credo non sia nemmeno mai arrivato. L'ho comprato a New York nel 2013, quindi direi che è davvero l'ora di buttarlo. Secondo me è scaduto. Se domani mi sveglierò con la pelle distrutta, a chi dare la colpa? Ne metto un goccino. Questo è il Selfie Ready di Lotti London, è il colore più chiaro, beige, light beige, scusate. E comunque l'applicatore è top, cioè vorrei ci fossero più fondotinta con questo applicatore. Comunque è un po' scuretto ed è il colore più chiaro. Io odio quando il colore più chiaro è troppo scuro, perché devo stare a mixarlo sempre. Io di solito per schiarire, anzi, consiglio, l'ho già detto diverse volte in video passati, forse sarà un annetto che non ve lo dico più, quindi piccolo reminder se siete nuovi sul canale. Io di solito per schiarire fondotinta, dato che sono un cadavere, vedete non c'è molta differenza tra la maglietta bianca e me, utilizzo il Pro Foundation Mixer, sempre di NYX Professional Makeup. Questo è un prodotto fatto apposta per schiarire fondotinta, non va a modificare particolarmente la texture ed è ottimo se siete dei makeup artist, ma anche se siete pallidine come me e molto spesso il colore più chiaro non è abbastanza chiaro. Vado con lui. Io amo questo fondotinta, ma mi fa uscire un sacco di brufoli. Il Fresh and Fit di Essence, mi dispiace un sacco per questa cosa, vi giuro tantissimo. Lo vado a mettere un pochino. È veramente un peccato perché vedete, ad esempio adesso non ho nel ciclo né niente, ho solo un residuo di pizzico in fronte. Se mi seguite su Instagram saprete dell'hashtag pizzico in fronte, quindi se siete arrivati a questo punto del video scrivete hashtag pizzico in fronte, perché a me puntualmente almeno una volta a settimana una zanzara mi punge in fronte, io mi gratto e mi faccio uscire, non lo so, non lo dico nemmeno che cosa mi esce, però per il resto adesso ho la pelle che sta benissimo, è tornata alla sua normale fase di pelle decente dovuta alla skincare e all'alimentazione più o meno corretta, e vorrei tantissimo riutilizzare questo fondotinta, ma so già che dopo 3-4 utilizzi la mia pelle si riempie di imperfezioni, punti neri, pori dilatati, quindi per me questo è no. Però per il resto, se a voi non dà fastidio questo fondotinta, io vi giuro provatelo perché è ottimo. Questo è un fondotinta che io non utilizzo da un po', ma che amavo, infatti lo devo riutilizzare, ed è il Foundation Water Resistant di Delphi nel colore Natural 10. Anche qui un pump, era mezzo finito. Devo smaltire un po' di fondotinta che stanno finendo. Fondotinta Bougie, è anche scurissimo per il mio incarnato, il Dior Skin Star di Dior. Opla, ne metto proprio un goccino. Ho finito i fondotinta liquidi, adesso passiamo agli ultimi 4, che sono 4 fondotinta in stick, e non so se li riconoscete, ci sono anche Neve e Mulac che sono i più chiacchierati. Ne prendo un po' di ciascuno con il retro del pennello e lo metto dentro a questo
questo barattolino che abbiamo creato. Questo lo odio, fortunatamente non c'è più in commercio, ed è il Bom Jean o Bom Jean, scusate se l'ho pronunciato male, di Wycon. Ho provato a metterlo in qualsiasi modo, ma non è proprio fattibile. Ne prendo un po' e lo metto qui nel pottino. Questo è di L'Oreal, sempre infallibile. No, lo so. Ho studiato 9 anni francese, ci ho sempre avuto voti orrendi in francese, sono giustificata su. E questo mi piace molto, tra tutti i fondotinta in stick è il mio preferito, perché non è secco, rimane abbastanza morbido e idratante. Ho preso un po' e lo vado a mettere qui. Mulac, questo è il Norma J ed è appunto lo Slay the Game Foundation, il chiacchieratissimo Slay the Game Foundation. Ne vado a prendere un pochino. Io sto ancora cercando di farmi un'idea precisa su questo fondotinta, perché non lo so ragazzi, forse è un po' troppo secco per me e tende a togliermisi dal viso con molta facilità. Poi abbiamo il Light Neutral di Neve Cosmetics, sempre in stick, e anche di questo, opla, ne prendo un pochino. Questo è quello che è uscito fuori dal nostro mixing di tutti i fondotinta. Adesso io direi che andiamo a mescolare il tutto e vediamo un po' che cosa esce fuori. Sono curiosissima, non vedo l'ora di applicarlo. La consistenza sta venendo liquida, è comunque un fondo liquido, anche perché la maggior parte dei fondotinta che sono andati a mischiare sono fondotinta liquidi. Il colore non sembra male, sapete? È un po' più giallino di quello che pensavo sarebbe uscito fuori. Ne ho fatto molto poco, forse dovevo mettere più quantità di prodotto, così avrei potuto testarlo meglio. Vabbè, tanto posso sempre ricrearlo, perché ho semplicemente mischiato tutti i fondotinta che avevo già in casa. Allora ragazzi, io direi che adesso zoomiamo un pochino, mettiamo il cerchietto e andiamo a impiastricciarci con questo nuovo fondotinta che chiamerò il fondotinta, non lo so come lo chiamerò, sbrodolino. Ok, niente cerchietto alla fine perché non lo trovo, sta di là, non mi va di andarlo a cercare. Come primer ho steso, ma in realtà già prima di iniziare il video, il Dumix di Mulac, e devo dire che tra tutti i prodotti, insieme alla blender, questo è proprio il mio preferito. Ho visto che molti altri ragazzi e ragazze che fanno video su YouTube l'hanno bocciato, o comunque erano un po' intimoriti da questo tipo di prodotto. Io mi sono lanciata, effettivamente lo sto adorando. Io ho la pelle tendente al misto grasso, però in alcune zone ce l'ho molto secca, e questo comunque è un olio secco, quindi sì, ok, va a idratare, fa l'effetto bello morbido sulla pelle, però non è pesante, quindi io lo proverei, è veramente un prodottino particolare, mi piace tanto, lo sto utilizzando con costanza, infatti non so se si vede, è già un bel po' utilizzato per il poco tempo che ce l'ho, insomma. Per andare a stendere utilizzo la mia Fenty Blender, era un bel po' che non la utilizzavo perché stavo utilizzando sempre la spugnetta di Mulac e non lo so, non so ancora dirvi quale mi piace di più tra le due. Questa è pazzesca, anche quella di Mulac, forse mi piace più questa, però devo ricomprarla, perché da quando ho fatto il video degli hack di Instagram è rimasta irrimediabilmente macchiata di rosso, quindi me la tengo rossa, però prima o poi la dovrò cambiare, anche perché questa ce l'ho da settembre del 2017. Io inizio a stendere il fondotinta applicando quello che era rimasto sul pennellino. Il colore mi sembra un po' scuro, speriamo bene, lo vado a prendere sempre con il pennellino. Non so nemmeno quanta quantità devo applicare di questo fondo, essendo che non riesco a capirne la consistenza. È un fondotinta con una consistenza normale, ossia né troppo liquida né troppo densa. Mi faccio i miei soliti disegnini in faccia, cioè vabbè, non ci credo che sto facendo questa cosa, e non sono nemmeno abituata a mettermi il fondo senza il mio cerchietto, quindi ora mi farò una mezza coda da 2008 style. Ok, ci siamo. Fenty Blender a rapporto, iniziamo a sfumare. Allora, il colore, ma sì, può andare, è proprio mezzo tono più scuro del mio incarnato. Non sembra coerentissimo il fondotinta che è uscito fuori, il che è molto strano perché io ho quasi solo fondotinta full coverage nella makeup collection. Boh, comunque va a uniformare bene l'incarnato. Forse l'ho lasciato un po' troppo fermo sul viso perché stava già iniziando ad asciugarsi. Vi pensate rimaneva fermo con i disegnini che ho fatto? Il finish mi piace,
è leggero, coprente, non lo trovo con un effetto pore filling, non va a levigare i pori né niente di particolare. Intanto io proprio review super dettagliata sul mio fondotinta, però vedete, copre bene. Il pizzico in fronte è sparito. E mi sono anche messa il fondotinta sulla fronte, solo per voi ragazzi, solo per voi. Io in questo momento ho la febbre. Lo so che sono matta a girare i video con la febbre, però tanto stamattina ero andata al lavoro, tra una cosa e un'altra ho deciso di continuare la mia giornata. E nonostante il naso tappato, sa un po' di alcol, ha un odore non troppo pesante, però che comunque si sente. Non è mettere un altro pochino, che voglio vedere se si può stratificare. In realtà la coprenza mi piace già così, lo vado a fare proprio solo per la scienza. Ne metto un po' proprio nelle zone più centrali del viso, tipo mento e guance, che sono di solito le zone dove ho bisogno di un po' più di coprenza. Si stratifica non alla perfezione, nel senso che va lavorato un po'. Trovo che vada a evidenziare un po' i pori, quindi non ci siamo. È uscito un po' il lato dei fondotinta che non mi piacciono, più pesante, un po' troppo denso. La cosa che adoro è che si è asciugato completamente matte, è proprio super opaco questo fondotinta. E la cosa che mi piace di più è che si stende bene, non si va a separare sul naso. Io direi che lo lascio un pochettino perché voglio vedere se ossida, lo lascio un pochettino così fermo sul viso. Vediamo se si ossida, stendiamo il correttore, la cipria, finiamo il trucco e ci rivediamo tra pochissimo. Eccomi qua, sono tornata. Oggi stranamente non ho messo la matita nera all'interno dell'occhio, ho optato per un look un po' più soft, con 3000 virgolette, tutto rosa. Mi piace tantissimo sugli occhi, se vi interessa ho utilizzato la palette di Mulac, la Different 2 e la palette di Huda Beauty, la Desert Dusk. Mentre sulle labbra ho un rossetto liquido di Mesauda con un gloss di Jeffree Star per Jouer. Allora, io vi devo dire la verità, questo fondotinta che abbiamo creato insieme mi fa impazzire, mi piace tantissimo, si è fissato da Dio. Per fissarlo e per ovviare al fatto che leggermente metteva in evidenza i pori in questa zona qui, ho utilizzato la cipria di Fenty Beauty. Non è una delle mie cipre preferite, però fa davvero l'effetto poreless. Quindi se avete il problema dei pori dilatati, secondo me applicata con la blender proprio tamponata vi potrebbe piacere tantissimo. Per ora il mio fondotinta è strapromosso, noi ci aggiorniamo nelle Instagram stories, potete seguirmi, mi chiamo Deborah Fully Makeup, anzi non è che potete seguirmi, dovete seguirmi, mi chiamo Deborah Fully Makeup su Instagram. E nelle stories che farò nei prossimi giorni vi dirò se dura, se non dura, aggiornerò l'info box e vi scriverò le mie impressioni dopo la prima giornata di test. Adesso scappo, vado a testare il mio fondotinta sdraiata a letto morente perché sto troppo male, credo mi si sia alzata ulteriormente la febbre. È mai possibile che mi viene la febbre ogni 3 settimane? Cioè proprio regolare che ogni 3 settimane io ho la febbre. È stato un periodo un po' stressante, credo di essermi presa proprio l'influenza da stress, la febbre da stress, che è una delle motivazioni per cui mi viene la febbre di solito. Non vedo l'ora di rilassarmi un pochino, questa sera me la prendo proprio tutta per me. E noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao.